Si è svolto ieri presso il Cineteatro Edoardo De Filippo di Agropoli il concerto della Banda della Guardia di Finanza in occasione dei festeggiamenti dell'inaugurazione della nuova caserma della Guardia di Finanza di Agropoli. Comandante, questa sera un concerto della Banda dei Finanzieri che anticipa quello che poi la città di Agropoli vivrà domani mattina, cioè l'inaugurazione della nuova caserma della Guardia di Finanza, con un presidio di legalità che arricchisce il territorio non solo di Agropoli ma dell'intero Cilento. Sì, questa è un'iniziativa pensata tempo addietro per valorizzare questo momento importante dell'inaugurazione della nuova caserma della Guardia di Finanza di Agropoli. Abbiamo pensato di organizzare una serata della banda musicale della Guardia di Finanza che è motivo di vanto per tutti noi finanzieri. Quindi ci sarà questa prima serata con le massime autorità della provincia invitate a questo evento e domani mattina il formale taglio del nastro da parte della madrina della cerimonia, che è la nipote del finanziere di mare Costabile di Sessa, nativo di Castellabate, al quale sarà intestata la nostra nuova sede. Mi preme sottolineare che gli onori di casa saranno fatti, oltre che da me, anche dal sindaco di Agropoli, il dottor Coppola, col quale abbiamo organizzato a stretto contatto di gomito tutta questa cerimonia in stretta sinergia. Siamo felici, orgogliosi di questa inaugurazione. È un successo della sinergia tra istituzioni. Noi parliamo sempre della volontà da parte nostra di fare sinergia con le altre istituzioni del territorio e nazionali per metterci meglio a disposizione dei cittadini. E questa caserma è un segnale tangibile da parte dell'amministrazione comunale che vuole a tutti i costi lavorare a questa sinergia. Noi mettiamo a disposizione del Corpo della Guardia di Finanza di Agropoli un locale comodo, funzionale, che credo li metterà nelle condizioni di lavorare al meglio e di stare vicini ai cittadini e di proteggere i cittadini. Quindi questo messaggio che lanciamo oggi, quello della volontà di sinergia, noi lo stiamo mettendo realmente in funzione e di questo siamo felici e orgogliosi, ma non ci fermeremo qui. Per questa volontà di proseguire questo percorso virtuoso di sicurezza, di presidi di legalità, non si fermerà la Guardia di Finanza, ma voi nei prossimi giorni saprete come proseguirà questo percorso virtuoso.